Salve a tutti, sono Trenas e oggi sono qua per parlare con voi di come si affrontano le solo queue. Solitamente molte persone affrontano le solo queue come se fossero una normale modalità di gioco in cui si può entrare scazzati, non ci si deve, cioè, ci si impegna un pochino di più, ma non troppo. Cioè, la vedono sempre più come una cosa per divertirsi piuttosto che per migliorare. La solo queue non è fatta solitamente per divertirsi. Certo, ci si può anche divertire se uno si diverte a migliorare, a sputare sangue e a impegnarsi e farsi il culo e tutte queste cose. Ci sono persone che si divertono, io sono una di quelle, adoro incazzarmi quando faccio cazzate. Il punto principale però della solo queue è quello di migliorare. Assolutamente, non di vincere come molti pensano, che dicono: boh, sì, la solo queue è fatta per vincere, così che prendo un bordino figo, faccio il figo con gli amici, gnè, dimostro che sono forte, bla bla. No, puoi avere il bordino Diamond e far cagare. Il punto è che la solo queue è fatta per migliorare se stessi come giocatori in ogni ambito, dal tuo ruolo alle semplici meccaniche di lane. Qualsiasi cosa, quando tu entri in ranked, sei entrato lì e dicendo: ok, io voglio migliorare a questo gioco, voglio migliorare come se questo fosse la mia lezione di golf, di cricket, di calcio, quel che cazzo ne so, non so cosa fate voi nel vostro tempo libero quando non giocate a League of Legends e avete altri hobby. Quindi prendete uno sport a paragone in cui volete migliorarvi, League of Legends, applicate lo stesso metodo. Fatevi il culo e impegnatevi come degli stronzi. Il video verrà diviso più o meno in questa maniera. Ci sarà la preparazione mentale del ranked, la preparazione pratica del ranked, gli impegni personali durante la ranked e dopo la ranked, e poi una specie di lista semplice, velocizzata, per come migliorare tra tipo bronzo, silver, gold e un pochino a platino, niente di che, perché ormai quando sei a platino sei a posto. Allora, la preparazione mentale del ranked. Solitamente molte persone pensano che si può entrare in ranked come se fosse, boh, come dicevo, come se fosse una modalità di gioco qualunque, cioè così puoi entrare scazzato. No, assolutamente non si può fare questa cosa perché semplicemente diventi un peso per il tuo team. Il tuo team, e semplicemente in generale in solo queue, si basa sulla regola non scritta e non detta in cui tutti si impegnano al 100% fino alla fine del game, magari non fino alla fine, però al massimo delle proprie possibilità. Al massimo, non all'80%, al 100%. Devi dare il tuo culo pur di migliorare e vincere. Quindi, prima di entrare in una ranked, di cominciare a giocare ranked in generale, chiedetevi queste tre domande. Posso migliorare? Se la risposta è no, non giocate ranked, non giocate a League of Legends, non giocate a un gioco competitivo, perché se pensate di essere forti a un gioco, allora vuol dire che non siete degni non siete degni di essere umani. Fine. L'automiglioramento è una cosa che ogni umano dovrebbe prendere su. Non lo fa quasi nessuno, lo fanno pochissimi. Coloro che lo fanno sono persone solitamente intelligenti. Decidete voi che cosa fare a riguardo. Seconda domanda. Riesco ad accettare che devo migliorare prima di salire? Se riuscite a dire sì a questa domanda, avete già evitato metà dello sforzo della solo queue, perché sapete che farete cazzate, perderete e succederà, non importa, però lo accettate, quindi è già un impegno verso il migliorarsi, è metà strada proprio, è probabilmente la parte più difficile da accettare in tutto il processo di miglioramento. Terza domanda, mi impegnerò senza guardare le colpe degli altri ma solo le mie colpe. Questa è una cosa che tantissimi non sanno fare, a volte non lo riesco a fare nemmeno io perché sono troppo concentrato sul provare a vincere. E dico, se riuscite a dire sì a questa domanda, avete fatto il 99% del lavoro insieme all'altro 50%. Perché? Perché alla fine è una delle problematiche più grosse dei giocatori di League of Legends da bronzo e silver. Non riuscire a non guardare gli altri. Ve l'ha detto vostra madre, il vostro nonno, chiunque vi abbia insegnato le maniere. Guardate nel vostro cazzo di piatto dove mangiate. Non in quello degli altri, nel vostro. Se l'altro mangia con le mani, mangia come un coglione, ma così, fottetevene. Guardate quello che fate voi, guardate tutto quello che fate voi, non quello che fanno gli altri.
Il ragazzino che si butta giù dal ponte, lo fate come lui, il ragazzino che si compra l'iPhone 5S e fa il figo, fate come voi. No, quindi non fate così, guardate quello che fate voi, non quello che fanno gli altri. È uno spreco di tempo vostro e degli altri giocatori che vi trovate insieme nel team. Perché? Perché state guardando gli altri e non voi stessi, quindi non state migliorando. E questa è la parte mentale della preparazione alla solo queue. La parte pratica sono cose che considerereste stupide, ma che influenzano assolutamente sulla vostra efficienza nel giocare e migliorare quando state giocando in solo queue. La più semplice e veloce: siate sicuri di non essere incazzati, nervosi, tristi, depressi, sovreccitati, stanchi, nervosi, rincoglioniti, annoiati. Tutti questi sentimenti non vanno bene per fare la solo queue, non sono compatibili, perché se perdete siete depressi o non ce la facciamo, perdiamo. Se siete incazzati, porco dio, quel merda di mid non ha gankato. Cioè, avete tutte queste tipo di reazioni che sono inutili, sprecano le vostre energie e non vi aiutano a migliorare. Quindi, se siete in una di tutte quelle categorie di emozioni, non sprecate tempo, né per voi né al vostro team. Poi, questa è una parte semplice. Poi arrivano le cose ancora più pratiche, proprio che sono talmente stupide che la gente dice che sono inutili. Togli internet a famiglia, cani, amici, scrocconi, nonni, cugini, tutti. Siete gli unici che potete essere collegati a internet e utilizzarlo quasi in toto. Se c'è il papà che sta guardando sul Corriere della Sera un articolo, lasciatelo fare. Se c'è vostra sorella che sta scaricando la 640 milionesima puntata di The Vampire Diaries, o il 78esimo film di Twilight, o qualche altra cagata moderna che si inventano per le bimbe minchia, staccategli internet, cambiate la password del wifi e dite: non lo so, io sono connesso col filo. Boh. Non lasciate che nessun altro vi interrompa mentre fate rag. Punto. Assicuratevi di avere un ampio margine di tempo per giocare ranked. E non dico, boh, un game in media dura 40 minuti, quindi tenetevi 40 minuti a parte. Un game dura in media 35 minuti. Mettete altri 25 minuti da parte per il game. Perché? Perché ci sono i game che durano un'ora, c'è la Champions League che continua a essere doggiata, e questo e quello. C'è sempre qualcosa, c'è sempre un problema. Quindi mettetevi per ogni game in ranked che giocate un'ora da parte. Controllate anche se avete impegni, se dovete mettere a posto la stanza se vivete con i vostri, oppure se c'è la cena fra un'ora, o cavolate del genere. Organizzatevi, è importante, perché se voi vi trovate in mezzo alla ranked della vita in cui siete 19-1-14, avete fatto tutto perfetto e dovete andare a cena e tipo non avete neanche fatto l'inhibitor, sei fottuto e te lo meriti. Andando poi ancora più in fondo sui bisogni naturali e minimi per poter giocare, bevi due bicchieri d'acqua, mangiati una merendina. Vai a cagare, vai a pisciare, pulisciti il culo, pulisciti l'uccello, fatti una sega, sì, fatti una sega, ho un dito, non sono sessista. Pulisciti gli occhiali, togli tutte le distrazioni possibili, il cellulare, Facebook sul computer, tutto, il cane, il gatto, la sorellina, il fratellino, il nonno, chiudeteli in una stanza. Se vi danno fastidio, non è accettabile un fastidio mentre state giocando in ranked. Dovete avere la mente totalmente libera. Non dovete avere impegni, non dovete fare nulla. Tutto quanto deve essere perfetto. Se volete giocare a ranked per bene, se volete giocarla a scazzo, non dovete farlo. Però se volete giocare a ranked per bene, queste sono cose che potete fare per diminuire al minimo le possibilità di perdere e aumentare al massimo la possibilità di migliorare e vincere se siete abbastanza bravi. Infine, ultime cose pratiche sul computer proprio: spegnete tutti i programmi che non vi servono, uTorrent, spegnete i vostri download dei porno, spegnete Facebook, come ho detto prima, tutto quanto. Dovete lasciare aperti tre programmi al massimo. League of Legends stesso. Un programma che vi fa sentire musica, se vi aiuta, se vi rilassa, se vi fa concentrare, va benissimo, c'è chi lo fa, chi non lo fa, non ha importanza. E
E poi l'ultima cosa, se siete veramente volenterosi di migliorare, scaricatevi Open Broadcast Software, OBS in corto. Vi permette di registrare le partite su un file in MP4. Potete riguardarlo dopo il game e vedete gli errori che avete fatto durante il game. Lo vedete dalla vostra visuale, ovviamente, però comunque vi dà una mano a migliorare guardando il replay dopo il game, che è quello su cui andrò a parlare tra poco. Arriviamo alla parte gli impegni che dovete prendervi durante il game. Queste sono piccole sfide personali che solitamente vi ponete per poter migliorare. Cioè, sono i suggerimenti che vi danno solitamente Daimon, tipo, puntate a questo, 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 questo. Cioè, sono cose su cui dovete sfidarvi da soli. Dovete, è come quando andate in palestra e tipo, ok, riesco a fare 10 sulle 10. 10 addominali, la prossima volta voglio farne 15, la prossima volta ne voglio fare, la volta dopo ne voglio fare 20, alla fine del mese voglio arrivare a 30, alla fine fra 3 mesi voglio arrivare a 60, fra un anno voglio farne 150 di fila e sembrare anche figo mentre lo faccio, cose del genere. Piccoli traguardi che dovete raggiungere. Esempi proprio pratici, sono i più semplici da elencare. Guardare la minimappa, oppure le altre lane ogni 2 creep uccisi. E penserò a cosa può fare, succedere, avvenire, considerando le situazioni della mappa. Tipo, vedete il mid che va back? Oh, pushiamo e facciamo drago. La cosa più semplice per dire una. Imparare, questo qua serve solitamente per migliorare la propria map awareness e il proprio decision making. È utilissimo, fatelo. Due minion, guardate in giro per la mappa. Secondo suggerimento. Andrò back quando non ci sono ward, stanno per finire le ward e siamo pushati. Avete appena fatto una doppia killbot. Oh, che bello! Sì, la mia any support sta andando back. Io sono ancora a metà vita. Visto che sono da solo, posso pushare tranquillamente queste due wave. Che poi alla fine pusha e finisce sempre per lastittare il pirla di turno che lo fa. E poi vi arriva il mid laner e i jungler, vi gankano e vi uccidono. Voi non ci siete morti e loro si prendono un drago gratis perché tu non sei un coglione e non sei andato back. Questa qua è una cosa che si fanno tutti, si chiama overextending. Capita, shit happens. Questa è una cosa facile da migliorare. Terzo suggerimento. Oggi punterò a 60, 70, 80 creeps ogni 10 minuti. Solitamente la media per i giocatori buoni è 80 creep ogni 10 minuti. Potete partire da 60 per migliorarvi, poi puntate a 70, poi puntate a 80, potete puntare anche a 100 per quelli che sono già a platino. C'è gente che ci riesce tranquillamente, soprattutto i mid laner. È una cosa che è importante, le meccaniche di base sono importantissime per uscire dal bronzo e dal silver. Se migliorate su quelle c'è una buona probabilità che riuscirete a uscire dal bronzo. Poi, queste ultime due sono quelli che solitamente sono più difficili da imparare e nessuno le apprezza appieno. Che sono il puntare ad harassare con autoattacchi quando l'avversario va a farmare. È una cosa importante perché vi permette di mettere il ritmo a una lane. Se voi harassate il vostro avversario ogni volta che si avvicina a farmare, l'avversario sarà meno volenteroso da andare a farmare dopo un po', vedendo che la sua vita è a metà. Oh, guarda, ho farmato mezza wave e sono a metà vita. Cazzo, starò più attento, non andrò a farmare così vicino a Caitlyn o quel che è. Vi permette di mettere il ritmo alla lane e decidere voi come va la lane. È molto comodo, soprattutto a bronzo e silver dove la gente non sa che come reagire a queste cose. Perché non sa che cos'è, il secondo suggerimento, la risposta al trade. Quando qualcuno vi arrassa, dovete controarrassare, se no perdete a lungo andare. Perché? Perché lui vi fa danni gratis e voi non gliene fate. Quando uno fa danno, voi rispondete sempre nel reame delle possibilità in cui non vi suicidate. Non dovete andare sotto torre a fare un autoattacco perché Caitlyn vi ha offeso con un autoattacco. Sia chiaro, non vi sto dicendo questo. Non fate cazzate. Rispondete agli autoattacchi con gli autoattacchi senza suicidarvi, senza andare in braccio a Annie con lo stun e il Tibbers pronto, per dirne un paio. Questo qua è durante il game. Dopo il game, solitamente ci sono due cose che potete fare. Allora, avete appena vinto, avete appena perso, non ha importanza. Staccatevi dal computer. Non premete play again. Non premetelo, premete home.
Vi togliete le cuffie, i guanti da gaming, qualunque cosa avete per poter migliorare e giocare, staccate la musica, tutto, vi alzate, andate in bagno, andate in cucina, andate a farvi un giro per strada, andate a fumarvi la sigaretta, la canna, bevetevi la birra, qualsiasi cosa, ma staccatevi per 5 minuti, rilassatevi, non ha importanza come è andato il game. Non ha importanza, avete perso, avete vinto, è un game, non importa. Fra un anno ve ne laverete i coglioni di quel game, è inutile farsi il sangue marcio per un game e basta. Anche se sono 5 game di fila, non importa. Guarderete i replay dopo e vedrete dove avete sbagliato e migliorerete il giorno dopo. Fine, non fatevi il sangue marcio per un paio di game, è inutile, è totalmente inutile. Questa è la prima cosa che potete fare. La seconda cosa che potete fare è guardare i replay. Avete registrato con OBS quello che avete fatto? Bene. Guardatevi il replay e puntate a trovare almeno tre errori grossi che dite, se questi non li facevo, probabilmente avevamo una buona probabilità di vincere. Vi siete messi fuori posizione in un certo team fight, avete fatto un trade di merda che ha dato una doppia kill bot, non, sei rimasto tutto il tempo top a farmare come un coglione pensando che tutti, ma sì, dai, ce la fanno, stanno vincendo. E poi il tuo top laner è scomparso e ha fatto il culo a loro, cose del genere. Non importa. Ci vorrà del tempo, ci vorrà tantissimo tempo per migliorare e va benissimo, non c'è problema. Non incazzatevi, è inutile. Non fatevi il sangue marcio. Tanto cassa di nella è sempre là pronto per voi se volete davvero vincere un game come degli stronzi. È ancora forte, tranquilli, non è andato via. Poi siamo arrivati all'ultima parte del video, come migliorare a specifici livelli. Allora, i bronzo, giocatori bronzo, fate cagare, senza offesa, fate cagare, che sia di meccaniche, che sia di tutto, di decision making, di team fight, champion piccati. Porco Dio, non so come definire la vostra nabbagine. Ma va bene, non c'è problema, si parte tutti quanti da un punto. Sono partito anch'io dal bronzo. Sono partiti quasi tutti dal bronzo, tranne quelli che erano molto bravi, che sono già Diamond 1 da un pezzo. Tutti. Tutti quanti sono partiti dal bronzo. Quelli fortunati sono partiti dal silver. Non importa, anche a silver fanno cagare, tranquilli. L'importante è accettare il fatto che probabilmente, quasi sicuramente, fate cagare di meccaniche di base. Migliorate su quelle, assolutamente. Basta vincere. A bronzo letteralmente si vince di meccaniche di base. Ho farmato 40 minion in più. Fanno la differenza in un team fight in cui tu hai un cazzo di blasting o un pickaxe in più a confronto col tuo avversario. Per fare un esempio. Basta quello. Vincere la lane, farmare meglio, fare trade migliori, andare in giro di più. Basta quello, non dovete puntare, cioè, non dovete nemmeno fare la fatica di pensare alle torri, ai draghi, ai baron. Cioè, va bene, sì, certo, pushate, ma è una cosa naturale degli eventi, perché, oh, guarda, abbiamo fatto ace, facciamo qualcosa. Quel neurone ancora si connette. Il punto è, basta vincere di meccaniche, migliorate le vostre meccaniche. Migliorate i vostri champion piccati. Non piccatemi Swain, che è uno dei champion difficili da usare. Non piccate Xerath, non piccate. Non piccate Graves, non piccate Vayne, non piccate cose semplici, facili da giocare, che sono forti. Esempi? Renekton top. È una cagata dopo che avete capito come si fa una combo di base. Vincete 3 lane su 4. Se le perdete è colpa del jungler nemico. È facile. Semplice. Renekton. Peccate lui se volete vincere top. Volete vincere dalla giungla? Peccate Jarvan. Piccatevi, è un pochino più difficile. Oddio, dovete premere il tasto R per andare addosso a un avversario, dovete colpire la Q. Sti gran cazzi, sono champion semplicissimi alla fine di meccaniche dopo che hai capito come funzionano. Vogliamo andare in mid? Pff. Oh, guarda, non lo so, Orianna e Syndra sono ottimi per il teamfight, non sono così complessi come si dicono. Allora, hanno uno skill cap alto, nel senso che possono essere usati in maniera complessissima. È vero, ma di base sono una cazzata. Sono semplicissimi. Una volta che avete capito, le basi sono semplici. Potete fare le giocate alla Faker,
quando sarete bravi come Faker. Non dovete puntare a quello, dovete puntare a essere bravi di base, cioè proprio da capire le cose base del personaggio. Fare una combo con Orianna, cioè mettere lo scudo, fare la R quando il tizio scudato è in mezzo a 5 e fare la W, è facile, non è difficile. Chiunque dica il contrario è un pirla. Passiamo alla bot? Boh, picchiamo altri due esempi semplicissimi. Lucian e Caitlyn. Lucian perché adesso boost, basta una BF e boosta chiunque come fosse il vecchio Graves, è ignorante. Vogliamo parlare di Caitlyn che free harass e la gente non sa come fare perché, oh mio Dio, 675 di range, che cosa posso fare? Dio, uccidimi! Questo è il bronzo medio quando non so giocare contro Caitlyn. Support? Leona e Annie. Leona? Oh mio Dio, come reagisco a un engage! Oppure Annie? Oh mio Dio, come reagisco a un engage? Oh merda, un orso gigante che prende fuoco! Sono morto. Questo è come reagiscono i support a Annie e Leona, solitamente a bronzo. A bronzo, impegnati a migliorare tutte le sfaccettature della laning phase. Di errori non ne troverete 3, ne troverete 30 se vi impegnate. Facciamo 10, dai, sono buono. Una volta che avete stravinto la vostra lane, andate in giro a ammazzare tutto quello che vi pare. Silver. Allora, in Silver solitamente il problema principale è ancora la laning phase, perché ancora ci sono meccaniche di merda, ma vabbè, sono un pochino migliorata confronto al bronzo. Vi hanno permesso di uscire dal bronzo, è già tanto. E poi vi trovate col problema di come merda si chiude un game. Qua farò un video a parte perché è talmente ampio il discorso, probabilmente ci starei un'ora solo a parlare di come chiudere un game. Giuro su Dio lo faccio sto video prima o poi. Perché? Perché è un casino da spiegare. A cosa puntare, quando puntare, come fare. Altro video, promesso. Promesso. Col mignolo. Arriviamo in gold. Allora, in gold solitamente siamo arrivati a un momento in cui la bravura c'è, può esserci, ma non è assolutamente consistente. Assolutamente. Le cose su cui solitamente si trovano più errori. Capacità di team fighting bassa. Il teamfight è inefficiente, non sapete che cosa state facendo, non lo state face o lo state facendo male. Puntate a quello, a migliorare. Il decision making: passo da questa strada piuttosto che quella, vado a cercare il Baron oppure no, vado a guardare lì oppure no. Capisco come si muovono gli avversari, dipendentemente se stanno per essere gankati o meno. Pusho o non pusho, arrasso o non arrasso, vado aggressivo o vado difensivo. Proprio su tutto, alcune decisioni che vengono fatte di base. Che vengono prese sono proprio stupide. Fare il drago o non farlo, torre o non torre, proprio tutto un insieme di cose. Inconsistenza della performance, questo è come dicevo prima. I gold di meccanica sono decenti, soltanto che sono maledettamente inconsistenti queste meccaniche. È una cosa su cui si deve puntare, è proprio renderlo ovvio, tipo farmare bene, arrasare bene, devono diventare cose ovvie, cioè dovete nemmeno pensarci a momenti. Dovete farlo naturalmente e dovete pensare piuttosto cosa posso fare per il mio team, cosa posso fare per questo team fight, quando fare un team fight, cosa puntare, quali obiettivi puntare, eccetera, eccetera, eccetera. Evitare gli errori che rovinano un game. Quante volte un tizio che è andato a farmare al 35esimo minuto da solo, tipo a metà della lane, quando non ci sono torri a proteggerlo? O che vanno a cercare il Baron, o che vanno a cercare il drago, oppure che vanno in una giungla non guardata a prendere il buff. Oddio, quanti errori del genere. Tipo la Annie support oppure il Vlad che ingaggia da solo. Ma pensavo ci foste, sì, eravamo in due back, ma c'eravamo tutti. Sì, Vlad, va bene. Arriviamo a Platino. Stessi errori del Gold, ma con minore frequenza. Sono meno accentuati di quanto lo sono in Gold. Poi, non so perché, ho notato questa cosa. A Platino sembra che la gente si dimentichi di piccare champion decenti. Boh, ricominciano a piccare tipo Shaco Jungle, Heimerdinger Mid, che adesso è anche buono, quindi non potrei neanche più dire una cosa del genere. Oppure tipo Fiora Top, o Rammus Jungle, e non sanno nemmeno che cos'è una gank con Rammus. Cioè, cominciano a piccare a caso le persone a Platino. Non ho ancora capito bene il perché, però boh, un giorno lo scoprirò. Forse c'è questa tipo convinzione, ah, sono arrivato a Platino, sono Dio, sono pro e sono
Figo, qualcosa del genere, tipo partner. È tipo una routine di base su ogni platino. Non lo so cos'è. Boh, dovrò scoprirlo meglio. Beh, il video lo chiudo qua. Vi prometto che farò il video non la prossima settimana, perché decide il gruppo dei video come fare i video, ma un giorno farò il video su come chiudere un game, promesso. Spero vi sia piaciuto, mettete un like alla mia pagina di Facebook e spero che vi possiate unire alla community di LOL Game. Grazie a tutti, buona giornata!